Ciao bambini, oggi parleremo dei mezzi di trasporto. Cercheremo di capire cos'è un mezzo di trasporto, come si possono classificare i mezzi di trasporto. Cos'è un mezzo di trasporto? Come dicono le stesse parole, il mezzo è uno strumento che ci serve per trasportare, cioè per trasferire da un luogo ad un altro. Quindi il mezzo di trasporto è ciò che viene utilizzato, che viene usato per il trasferimento di cose, di animali e di persone da un luogo ad un altro. I mezzi di trasporto possono essere classificati in base all'ambiente in cui sono destinati a muoversi. Cosa vuol dire classificare? Classificare vuol dire mettere in ordine in base ad un certo criterio. Il criterio che scegliamo in questo caso è quello dell'ambiente in cui questi mezzi di trasporto si muovono. Vediamo quali sono gli ambienti in cui si possono muovere. Prima di tutto, il primo ambiente è il terreno, la terra. Quindi i mezzi di trasporto che si muovono sulla terra sono mezzi di trasporto su terra. Ancora, possiamo trasportare degli oggetti, delle persone o degli animali sull'acqua e quindi avremo mezzi di trasporto acquatici. Oppure potremo trasportare nell'ambiente aria e quindi avremo mezzi di trasporto aereo. Infine, possiamo trasportare anche nello spazio, fuori dal nostro pianeta, quindi avremo mezzi di trasporto spaziale. Quindi abbiamo messo in ordine i mezzi di trasporto in base all'ambiente in cui si muovono, su terra, in acqua, in aria, nello spazio. Vediamo alcuni mezzi di trasporto su terra. Quello più antico è per esempio il carro. Nella sua forma più elegante avremo la carrozza. Abbiamo nelle grandi città la metropolitana, quella specie di treno che va sottoterra. Oppure abbiamo il classico treno che va di stazione in stazione. Abbiamo ancora l'automobile, il tram, il camion, l'autobus o pullman, la moto, la bicicletta. Ce ne sono tanti altri, questi sono alcuni dei mezzi di trasporto su terra. Poi abbiamo invece alcuni mezzi di trasporto acquatici, per esempio la nave, la barca, il motoscafo, il sommergibile, che è capace di andare anche sotto l'acqua, il traghetto. Vediamo alcuni mezzi di trasporto che invece vanno nell'aria. L'aereo o aeroplano, l'elicottero, oppure l'antica mongolfiera, si chiama anche pallone aerostatico. Vediamo infine i mezzi di trasporto, quelli più moderni, quelli che vanno nello spazio, quindi abbiamo il razzo spaziale, abbiamo la sonda spaziale, che si può chiamare anche astronave o stazione aerospaziale. Quindi abbiamo parlato dei mezzi di trasporto e di come si possono classificare in base all'ambiente in cui si muovono.